Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con un nuovo accettare qualsiasi offerta challenge. Avete visto che Ricky l'ha fatta con la Juve ed è arrivato secondo, a pari merito con l'Inter, ma secondo. Noi proveremo a fare di meglio con il Napoli, non sarà facile ma ci proveremo. Come al solito le regole sono le stesse, dobbiamo mettere in lista trasferimenti tutti i giocatori possibili e accettare qualsiasi offerta nella prima finestra estiva e poi provare a riparare nella finestra invernale, dove continueremo però a vendere i giocatori. Quindi andiamo a vendere i giocatori, andiamo a mettere tutti quelli possibili, quindi sono quelli prestati, quindi non ci interessa. Andiamo a partire da Reina e aggiungiamo i trasferimenti. Ok, a parte Rog, Diawara, Zielinski, Milik, Tonelli, Jacqueline, Onas e Mario Rui, che sono appena arrivati, quindi non li possiamo mettere sul mercato. Gli altri ci sono tutti, quindi c'è tutto l'attacco, ci sono tutti i portieri, insomma un bel casino. Adesso andremo ad avanzare e ad accettare qualsiasi offerta ci arriverà. Speriamo il meno possibile, come sempre. Ok, la prima offerta è per José María Caleón. Arrivano 21 milioni e mezzo da parte dell'Arsenal, quindi la nostra ala destra probabilmente se ne andrà in Premier League e lo salutiamo. Ok, giocatore venduto, 18 milioni al budget che si aggiungono. Arriva un'offerta per il nostro terzo portiere, ovvero Luigi Sepe, secondo terzo portiere, insieme a Rafael, 3 milioni e 100 a parte l'Atalanta, però dobbiamo accettare. Venduto Sepe, 2 milioni e 3 al budget, offerta per Jorginho, che interesserebbe il nostro titolare, 17 milioni e mezzo e basta per questo ragazzo giovane e promettente che potrebbe andarsene alla Lazio. Venduto Jorginho, arriva un'offerta per Ghoulam, il nostro terzino sinistro titolare, appena 8 milioni, se ne va al Torino. Addio Ghoulam. Ok, è andato via Ghoulam al Torino, offerta per Insigne, 35 milioni dal Barcellona. Madonna. Ok, purtroppo è stato venduto Insigne, arrivano 30 milioni di budget, ma non mi interessavano, preferivo tenere Insigne. 9 milioni Isai, quindi anche il nostro terzino destro se ne potrebbe andare all'Everton in Premier League. Ok, andiamo a simulare la prima di campionato contro il Pescara. Abbiamo Reina, Maggio, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Zielinski, Hamsik, Giaccherini, Milik, Mertens, il trio d'attacco, visto che sono andati via sia Insigne che Caleon. Salta 2-0, gol di Hamsik e Giaccherini, va bene. Ok, sono arrivate due offerte. La prima è per Chiriches o Chiriches, che se ne va al Sassuolo per 6 milioni. Comunque non mi dispiace, visto che abbiamo altri due difensori in panchina, ovvero Tonelli e Maximovic. Allan invece mi dispiace, centrocampista titolare, 16 milioni, dovrebbe andare all'Hoffenheim. Ok, è stato venduto Chiriches, però per il momento non ancora Allan. È arrivata un'offerta anche per Kalidou Koulibaly, no, lui non lo voglio dare via, 22 milioni dall'Arsenal. Un'altra offerta arriva per Zerbin, vabbè Zerbin lo posso dare volentieri, 160.000, 55-17enne allo Sligo Rovers, va benissimo così, però non è stato venduto Koulibaly, nemmeno Allan per il momento, quindi va bene, arriviamo alla sfida contro il Milan con ancora una rosa decente. Infatti andiamo a simulare con la rosa della partita contro il Pescara, la stessa, identica, sono rimasti Allan e Koulibaly, saltiamo 2-0 contro il Milan, è importante ragazzi, importante, segna anche Zielinski, lo adoro. Arriva l'offerta anche per Dries Mertens, 26 milioni e mezzo da parte dell'Atletico, lui non deve andare ragazzi, lui non deve andare, è l'ultimo giocatore di valore che ci rimane, quindi va bene, per il momento due vittorie, 2-2-0 ci stanno, non arrivano notifiche, quindi probabilmente Mertens resterà. E questo è una buonissima cosa, buonissima perché ci serve. È arrivata una mail, vediamo se si ferma. Sì, per José Reina, eccolo qua. 15 milioni e mezzo. Il Barcellona vuole pure Reina. Vediamo se andrà, ma non penso perché penso abbiamo finito i posti. Ragazzi, non sostituiremo con degli svincolati per il semplice fatto che se no andiamo a vendere, se no potremmo vendere in teoria tutta la squadra. E questo non ha senso, cioè andare a rimanere con quei 5 giocatori appena trasferiti non ha senso. Andiamo a vendere praticamente quelli a cui arriva prima l'offerta, quindi a volte magari poteva capitarmi una prima offerta di Mertens, per fortuna è arrivata tra le ultime, quindi rimaniamo con Mertens. Saltiamo anche queste ultime 3 ore di mercato, non dovrebbe partire più nessuno. La squadra non vi dico è competitiva, ma ci può stare, vediamo un pochino come facciamo il campionato e anche in Champions, speriamo di fare meglio di lì. Ok, il mercato si è concluso senza altre sorprese, siamo in 80 di valutazione, siamo primi in campionato insieme a Sassuolo, a Juventus, a Genoa e Inter e possiamo skippare fino al mercato di gennaio. Ok, siamo arrivati a gennaio, quindi è aperto il mercato e guardiamo qui dove siamo, 72 di valutazione, non è malissimo, siamo quarti a 4 punti dall'Inter, però con una partita in meno, scusate se chiede casino, ma è il mio vicino, simpatico.
Ok, nel mentre che aspettiamo che si evolva un po' nel mercato, andiamo a simulare la partita contro il Cagliari. Siamo fuori casa, la squadra non è proprio buonissima, però riusciamo a vincere 1-0 grazie al gol di Mertens, bravissimo Dries Mertens, che è rimasto per fortuna a portarci un pochino avanti. 70 di valutazione, avanziamo e vediamo cosa succede. Arrivano delle mail, offerta per la nazionale non mi interessa. C'è un'offerta già accettata dal Paris Saint-Germain per Lucas a 25 milioni. Civilisti se non vogliono darlo anche perché è appena arrivato al Monaco, mentre per l'Arabia ho fatto un'offerta troppo bassa, però arriva un'offerta per Rafael 3 milioni e 2, lo cedo tra parentesi volentieri, anche se è l'unico altro portiere oltre a Reina che abbiamo, però ci sta. Intanto proseguiamo con Lucas, che sarebbe una buonissima alla destra. Che arriva un'offerta anche per Haaland, 17 milioni, potrebbe andarsene all'Atletico, qui bisogna riprendere anche qualche centrocampista centrale. Arriva un'altra offerta per Marco Rog, 9 milioni e mezzo, potrebbe andarsene alla Fiorentina, talentino del Napoli, purtroppo poteva essere il sostituto a Allan, ma non se ne va. Ok, è stato rifiutato il contratto a Bellarabi, ma sinceramente non mi interessa, visto che abbiamo chiuso per Lucas, arriva lui, mi costa anche meno, quindi ottimo, 25 milioni più 120 mila di stipendio, un po' alto però ci sta. È il primo acquisto del nostro Napoli e poi il secondo è Sidibé, che arriva per 20 milioni, un po' meno di stipendio per fortuna. Ci rimangono ancora più di 100 milioni di budget e più di 500 mila di stipendio, quindi abbiamo ancora un buon margine. Simuliamo intanto la partita Coppa Italia in casa contro il Genoa, speriamo di fare bene, abbiamo i nuovi entrati Sidibé e Lucas, abbiamo ancora una formazione decente, devo dire, Milik punta, mette sulla sinistra, vinciamo per 1-0, ancora Zielinski, però si fa male Sidibé, spero non per tanto. Per 2 giorni, per fortuna, mi avevano accettato anche Aurier, però mi costava un po' di più e sinceramente Sidibé basta avanza per questo Napoli. Quindi andiamo a offrire un nuovo contratto a João Mário, anche se costa un po' troppo, eh. Che arriva una nuova offerta per Marco Rogg dall'Inter questa volta mi sa che se ne va, però per fortuna era un nostro sostituto, quindi non mi dispiace troppo. Andiamo a simulare anche la partita contro il Pescara in casa, non male ancora la formazione, decente, speriamo di fare anche un buon risultato. 4-0, Sidibé all'esordio, anzi no all'esordio, la seconda partita con un gol, doppietta di Zielinski, ragazzi, Zielinski non lo voglio dare via, è un giocatorone, segno anche Mertens. Quindi buono, stiamo recuperando in campionato, infatti siamo a un punto dall'Inter. Arrivano due offerte per il trasferimento, la prima è di Tonelli, 13 milioni, potrebbe andarsene allo Sporting, anche lui una riserva, quindi non mi dispiace troppo. Il secondo è Giaccherini, 6 milioni e mezzo, pure lui una riserva, per il momento ci va bene. Ok ragazzi, è stato venduto Tonelli, ma arriva un giocatorone. Thiago Alcantara dal Bayern, 87 di overall. Arriva per 70 milioni e 250 mila di stipendi, è tanta roba, però in teoria abbiamo ancora tanto budget stipendi rimanente, abbiamo ancora 56 milioni, possiamo lavorare ancora bene. Che andiamo a simulare anche contro la Sampdoria con Thiago Zielinski, Hamsik, centrocampo pauroso, veramente tanta qualità lì nel mezzo. Andiamo a vedere cosa succede, 2-0, assegno Allan, non capisco perché sia entrato come punta, però va bene, e Mertens. Arriva un'offerta da 200 mila per Zerbin che non se n'era andato, ma possiamo farlo partire adesso. Ok, mi avrebbe accettato l'offerta João Mário, però per il momento aspetto perché comunque ci andrebbe a togliere tutto il budget e voglio prendermi una punta più che un centrocampista se non parte nessuno. Andiamo a simulare un'altra partita di Coppa Italia, stavolta contro il Milan in casa, ancora formazione decente con Milik che torna come punta. 3-3, vinciamo a rigori, grandi ragazzi. Ok, ragazzi, l'ho fatto. C'è il ritorno a Napoli di Edinson Cavani. Ho fatto offerta a lui e a Benzema. Benzema prende un pochino più di stipendio, però mi costerebbe un pochino meno di trasferimento, ma non posso mettere Benzema sopra Cavani per il Napoli, assolutamente. Quindi accetto Cavani per il momento, aspetto, anzi sì, aspetto João Mário, che non si sa mai, ma rifiuto Benzema perché a questo punto abbiamo Cavani. Andiamo a simulare la partita del Palermo, tra l'altro Cavani arriva da ex anche con il Palermo. Quindi buono, l'esordio perfetto con Lucas Mertens, Cavani di coppia dal Paris Saint-Germain che arriva al Napoli 2-0, Lucas e Mertens. Eccoci a 7 da termine, arriva un'offerta per Diawara, non sarebbe male cedere lui perché arriveremo a 17 milioni e forse potremmo fare un colpetto, non so bene dove, però lo potremmo fare. Ok ragazzi, purtroppo Asamoah non ce la facciamo per un fatto di ingaggio e quindi ci dovremo accontentare di lui, ci ho cercato due, diciamo, jolly, spesso giocare sia come centrocampisti centrali che come terzini. Ovviamente preferivo Asamoah, però a questo punto ci prendiamo Lulic, chi se ne frega.
andiamo a mettere probabilmente in panchina, perché non penso andrà a titolare, penso giocherà Mario Rui come terzino. Lulic è comunque un buon 78 e un bel jolly. Sì, vabbè, arriva un'ora dalla fine, un'offerta per Leandrinho. Se fosse arrivata prima magari avevamo anche i soldi per Asamoah, ma a questo punto ormai è troppo tardi. Quindi andremo a chiudere il mercato con un buon mercato, devo dire. Abbiamo preso Cavani e Thiago Alcantara, secondo me due acquistoni. Ovviamente non ci sono stati tanti movimenti, anche perché Napoli ha una rosa abbastanza corta, però ci sta, secondo me abbiamo lavorato abbastanza bene con Cavani e Lucas che entrano in attacco, con Thiago Alcantara, con Sidibé a destra e poi Lulic in panchina. Un buon mercato, a mio modo di vedere. Adesso andremo a simulare fino alla fine, andremo a vedere cosa succederà sia in campionato, in Coppa Italia che in Champions League, visto che dovremmo essere impegnati su tutti e tre i fronti, e quindi ci vediamo appena sarà completata la simulazione. Io ragazzi vedo un 3 giugno partita di Champions contro il Paris Saint-Germain, quindi in teoria dovrebbe essere la finale contro il Paris Saint-Germain. Vediamo un pochino la valutazione: 74. Non penso abbiamo vinto il campionato a 74, un po' basso, però andiamo a vedere. E invece sì, abbiamo vinto il campionato, 82 punti, 4 punti in più della Juve, sì così. Andiamo adesso a vedere le altre competizioni, quindi andiamo in Coppa Italia, abbiamo perso la finale contro la Juve, 2-1, assurdo, siamo arrivati anche in finale Coppa Italia. E mentre la Champions, abbiamo perso anche la finale di Champions, 2-1 anche la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Incredibile, avevamo potuto fare triplete con il Napoli senza pilotarla. Abbiamo perso le due finali, cioè nemmeno fossimo la Juve. Però ragazzi, quello che conta è che abbiamo vinto il campionato, quindi devo dire abbiamo fatto un'ottima simulazione, un ottimo mercato. Ottimo devo dire l'innesto di Thiago, che in 28 partite ha fatto 15 gol, 5 assist, una media di 7.4, quindi veramente ottimo. 10 gol per Zielinski, 10 anche per Hamsik con 11 assist. Lucas ha fatto 7 gol e 2 assist, una media di 6.9, quindi non male. Cavani ha fatto solo 5 gol, 3 gol in campionato e 2 in Champions, un po' poco, una media di 7. Mertens fa spaventoso, miglior marcatore in Serie A con 22 gol, 6 in Champions, 30 totali, 54 partite, 10 assist, 7.4 di media. 4 gol anche per Onas, addirittura 7 per Allan, vabbè non male devo dire, comunque ci siamo comportati molto bene, quindi secondo me a 500 mi piace ce la possiamo fare, quindi spolliciate, iscrivetevi al canale su Corriere del Fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. We got history, yeah.